questa puntata, Garante dell'Infanzia ha approvato la relazione sull'attività 2022, un convegno sulla situazione in Bielorussia, terza edizione del premio Aquila d'Oro ad Arezzo. Id Prato 2023, da chiostro a chiostro. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del Partito Democratico, la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia, non si sono espressi Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022, e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria, che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del 22 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Intensa l'attività del Garante anche con riferimento all'attività alla tutela dei minori relativamente all'attività di cyberbullismo. Tutte attività che in vero il Garante svolge da diversi anni, ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una Garante per l'Infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la Giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del Garante dell'Infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla Garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè, chi governa deve essere in grado di mettere la Garante, o dicono alla Garante che non è adatta a fare la Garante, che le sue richieste non sono consone e quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. Sì, assolutamente. È chiaro che in questo momento parlare del Garante per l'Infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze, in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi, ma diventa anche quasi pleonastico parlare del ruolo del Garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità
necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché dal nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e dell'interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Sono stato io in commissione, in prima commissione, a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico, che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi, per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione, ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura, se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo, ma anche questioni che riguardano un uso consapevole, diciamo, del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento, dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massimo attenzione a quelle che sono anche, diciamo, alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Belarus oppressa ma viva è il titolo del convegno che si è tenuto nella sala affreschi di Palazzo del Pegaso per richiamare l'attenzione sulla situazione della Bielorussia. Noi abbiamo sempre voluto dall'inizio della legislatura dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso, che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco del popolo bielorusso che combatte per la libertà, che combatte per più diritti.
Sì, è molto importante per la Bielorussia, per la Belarus, come noi chiamiamo il nostro paese, e per me stessa, per il nostro popolo, per tutti quanti che stanno scappando dalla Belarus ora e che cercano l'aiuto nei vari paesi, anche in Italia. No, io non credo che siamo molto lontani, poi Bielorussia prima sempre faceva parte dell'Europa, prima che è stata conquistata dalla Russia, e perciò noi ci consideriamo come europei e per questo certamente stiamo cercando l'aiuto in Europa. Ieri sono stata a Strasburgo in Consiglio di Europa per ascoltare un rapporto di deputato di Lussemburgo, cioè dove abbiamo parlato anche sempre della Belarus e di condizioni dei rifugiati, e questo direi è l'obiettivo di oggi, anche di cercare una decisione per i bielorussi che scappano in Italia, perché lì a Strasburgo abbiamo parlato in generale, cioè di tutti i paesi europei, però io abito in Italia e allora il mio obiettivo è aiutare qui in Italia, e qui sto cercando in Toscana, ma non solo in Toscana, anche in generale. Io sono scappata 2 anni fa dal mio paese, sono arrivata prima in Polonia, poi sono arrivata in Italia. E ad agosto l'anno scorso ho fatto la richiesta della protezione internazionale e a febbraio quest'anno ho ricevuto i documenti, allora ufficialmente sono rifugiata politica. Poi ho fondato qui un'associazione che si chiama Talaka, che si occuperà delle attività umanitarie, dei progetti culturali, anche delle attività politiche, e anche io sono rappresentante dell'ambasciata popolare bielorussa in Italia, che è un'ambasciata che si occuperà anche delle attività per i bielorussi che non possono andare in ambasciata ufficiale. L'11 luglio torna la 3ª edizione dell'Aquila d'Oro, il premio della città di Arezzo ai valori dello sport. L'evento, promosso dalla ginnastica Petrarca, in sinergia con il Comune di Arezzo e con il CONI. Un premio importante, l'11 di luglio ad Arezzo proveremo a raccontare attraverso le immagini, le parole, l'esempio, l'impegno, quanto è importante lo sport. Lo sport è un modo per aggregare, lo sport è un modo per raccontare valori belli e positivi. Il premio Aquila d'Oro ha questo significato: mandare un messaggio positivo, mandare un messaggio di speranza, mandare un messaggio di positività. Il premio nasce nei progetti, nelle idee, in piena pandemia, quando ci chiedevamo come poter dare un contributo allo sport per ripartire. Il premio è un espediente, è un mezzo, la finalità è quello di valorizzare tante storie di sport, magari poco conosciute, e il dispiacere di non poterle valorizzare tutte quelle che il comitato organizzatore si trova a raccontare, a raccogliere. Questo è il premio dell'Aquila d'Oro. La 3ª edizione del premio Aquila d'Oro ci vede anche quest'anno impegnati con gli amici della ginnastica Petrarca nell'organizzazione di questo evento, che sta prendendo sempre più campo, sta avendo una risonanza sempre più ampia. All'interno del premio c'è una sezione dedicata al CONI, e nello specifico andiamo a valorizzare quelli che sono i giovani emergenti dello sport aretino. Da quest'anno abbiamo abbinato questa sezione alla memoria di Giorgio Cerbai, che per oltre 30 anni è stato l'anima del movimento sportivo aretino, e quindi abbiamo ritenuto doveroso intitolare a lui questa sezione proprio in virtù di quei valori dedicati allo sport giovanile che lui ha sempre perseguito. Il Prato cambia forma. La città toscana dell'alta pasticceria e dell'arte culinaria multietnica, tra ricette della tradizione e proposte contemporanee, si conferma destinazione enogastronomica di qualità, con un doppio evento estivo dedicato al gusto, ormai riconosciuto in tutta Italia. Beh, sicuramente è una soddisfazione, perché se la prima è una prova, la seconda vuol dire che è andata bene, e questo è stato il successo dell'anno scorso, tant'è che quest'anno viene riproposta all'interno di Hit Prato, addirittura con l'aggiunta di un chiostro dove si potranno degustare i prodotti. Quindi è un felice connubio fra i nostri ristoratori, i nostri pasticceri, ma soprattutto anche un'occasione per scoprire le ricchezze, il patrimonio di questa città e di questa provincia. E siamo nel centro storico, siamo in un patrimonio culturale veramente
veramente bello, e quindi anche l'apertura dei musei fa sì che si possa passare una piacevole serata non solo degustando le eccellenze ma anche visitando dei luoghi particolarmente belli che magari a volte possono chiusi, le persone non li conoscono. Quindi si mette insieme il turismo, si mette insieme il commercio, si mette insieme tutto quello che è una fotografia di un territorio che sicuramente non ha niente da invidiare ad altri territori della Toscana. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi e legati all'enogastronomia della nostra città. Da Chiostro a Chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro ampliando il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino, e l'anno scorso non c'era, tantissimi esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolte, la pasticceria, insomma è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime, e per noi è anche una forma di conoscenza, di far conoscere le specialità del nostro territorio, far conoscere i nostri ristoratori, far conoscere le bellezze della nostra città. Crediamo che su questo il lavoro che abbiamo fatto insieme a Confesercenti e che facciamo anche insieme a Confcommercio sia un lavoro importante, e appunto racchiudendolo dentro questo contenitore così significativo per noi, dargli ulteriore slancio, ulteriore forza.